vorrei ribaltare questa faccenda, che il privilegio sia quello di incontrare scrittori, perché il privilegio è quello di incontrare lettori, viva Dio. E senza lettori non esistono gli scrittori, quindi bisogna, no, che ognuno si prenda il suo compito e anche la sua responsabilità in questo gioco delle parti. È molto importante per me essere dove ci sono i lettori, quindi non è mai come dire, una concessione. Ecco, se qualcuno vi ha fatto credere che è arrivato per concessione, voi semplicemente alzatevi e andatevene, perché non c'è nessun motivo di accettare, no? Gente di questo tipo. Semmai, ecco, lo sforzo che bisogna fare è quello di rispettare il pubblico per altri versi, no? A volte si confonde la faccenda, cioè si pensa che si rispetti il pubblico scrivendo così e così, scrivendo un po' malino, o no? Cercando di livellarsi no? Verso il basso, e questo pare essere il rispetto del pubblico. La realtà è che invece uno scrittore in questo modo il pubblico non lo rispetta affatto, anzi lo dileggia. Intanto non fa il suo mestiere, non facendo il suo mestiere, che è quello di scrivere bene, perché se non scrive bene uno scrittore non si capisce che bisogno ci sia in una società degli scrittori. Cioè, se chiunque, no, può fare questo lavoro, è evidente che questo non è un lavoro. Quindi la realtà è che il lettore accorto, il lettore rispettato, sa fare benissimo questa differenza, cioè sa riconoscere uno scrittore da una persona che scrive, che ha diritto di farlo, che è giusto che lo faccia, ma che sta parlando di un'altra cosa, è evidente. Ecco, quelli che scrivono, è possibile che vi facciano il privilegio di partecipare ai vostri incontri. Gli scrittori no, gli scrittori sono al contrario privilegiati di avere a che fare con i lettori. Questo volevo dirlo come preambolo, perché mi preoccupa sempre un sacco questa storia, siamo onoratissimi, siamo qui, non la capisco, non c'è niente di cui essere onorati, questo è il mio mestiere, ci mancherebbe che io non facessi, come dire, con piacere questa cosa, insomma, sarebbe il minimo, ecco. È come quando finisce il tutto, no? che si avvicinano con un po' di problemi, dice, ma vorrei che mi firmassi il libro, ma ci mancherebbe, cioè, questo è il lavoro, questo è il nostro lavoro, cioè, a me preoccupa se non me lo chiedono, capisci? È proprio, bisogna che cambiamo proprio la direzione, esatto, l'atteggiamento, perché il lettore ha diritto di pretendere dal proprio scrittore, visto che lo compra, visto che è il mio datore di lavoro in questo momento, credo che abbia diritto al minimo sindacale.